Buon pomeriggio dal TGR Lazio. In apertura lo sgombero all'ex Hotel Cinecittà Roma, dove vivevano circa 150 persone in condizioni di fragilità. Nell'operazione, decisa dalla prefettura, carabinieri e polizia hanno sequestrato diverse dosi di cocaina. Due persone sono state arrestate. Il servizio di Danilo Fumiento. Era stato ribattezzato come il Covo dei Latinos, l'ex hotel Cinecittà, sgomberato questa mattina. Tra gli occupanti, soprattutto persone di origine sudamericana. Un quartiere blindato dall'alba, con furgoni di polizia e carabinieri che hanno circondato la struttura. All'interno tante famiglie con bambini, attivati i servizi sociali del Comune di Roma, oltre 165 gli occupanti. È da questo edificio che sembrerebbe partissero gruppi di borseggiatori e truffatori in azione nella metropolitana e nei parcheggi dei grandi supermercati a Roma e fuori provincia. Per gli abitanti della zona la convivenza era diventata insostenibile. Proprio per questo qualche giorno fa era stata organizzata una manifestazione dei residenti. Da mesi l'ex hotel Cinecittà era al centro delle cronache. Risse e aggressioni erano ormai all'ordine del giorno, come testimoniano queste immagini pubblicate dal quotidiano Il Messaggero. Lo sgombero rientra in un piano del Ministero dell'Interno per prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive. Due, gli arresti e una persona è stata denunciata per ricettazione, recuperate anche alcune dosi di cocaina e dei cellulari rubati. L'ex hotel, che verrà messo in sicurezza per evitare altre occupazioni, era finito all'asta anni fa. Recentemente è stato acquistato da nuovi proprietari. I carabinieri del NAS hanno anche chiuso un bar che si trova sotto l'edificio, dove sono stati trovati escrementi di topo.